Simo Ospite, per esempio, è clonato su Allora io Facebook. presento la nostra attrice bravissima, donna che è su Facebook, io spero che sia, è lei, che almeno è, che, con cui ho l'amicizia, è lei, cosa ne pensa? Jane Alexander. Ciao Jane. Ciao a tutti. Sei tu su Allora, Facebook? assolutamente io su Facebook, ma si vede anche dagli status che metto. Se non fossi io non credo che potrei mettere quei status, Ecco, però insomma. tu cosa ne pensi di questo fatto che comunque molti prendono l'identità di altre persone e si spacciano per chi non sono? Trovo che la gente non abbia niente da fare nella vita e quindi si diverte facendo stupidaggini del genere. Tanto poi alla fine vengono scoperti perché i fan che accettano, insomma, vogliono poi diventare amici loro, si rendono conto che hanno a che fare con una persona che non è la persona vera. Quindi, cioè, poi alla fine vieni scoperto. Ma poi, come dici tu, giustamente hanno un sacco di tempo da perdere, pure perché gestire un profilo ci vuole del tempo, bisogna perderci Assolutamente sì, delle ore. assolutamente sì. Ecco, ma per esempio tu sei l'unica Jane Alexander o ce ne sono delle altre clonate? Ma io credo di essere l'unica, non devo essere così famosa, evidentemente tiziana, che la gente vuole assolutamente clonarmi in tutti i modi. Guarda, Allora, sto controllando, vediamo. controlla, perché fai conto, Tiziana Rocca, prima ce n'ero una, mo ce ne sono, non lo so, 30, non so, senza foto, quindi sai, che ne so. Non mi sono posto il problema, però è vero che moltissima gente, per esempio, tipo, mi fa delle domande assurde, mi chiedono un'amicizia e poi mi fanno domande assurde, tipo, ma sei veramente tu? Sì, Devi perché secondo dimostrarmi ognuno che di noi sei ha tu. questo dubbio. Ma come devi dimostrarmi? Come glielo dimostri? Infatti io gli dico, ma come te lo dimostro che sono io? Cioè, guarda le foto, ci sono le foto di me con il mio figlio che ho fatto nel mio Così no, giardino. quelle puoi averle solo tu e quindi è già più facile. Però per esempio in America sai che è diventato penale perché molti si fingevano Madonna, si fingevano Elton John Sì, ma e quindi adesso se tu metti un profilo, diciamo, non vero di una star, in qualche modo tu puoi rischiare la galera. mi state dicendo che Madonna, la mia amica Madonna, non è la vera Madonna? Vai, diventa amico mio, così potrei dire che insomma io sono veramente io. Guarda, conosco Jane, ecco qui, ho inviato la richiesta. Poi accettami però, Ecco, io è non l'unica posso. Claudio? Eh? È l'unico o ci sono altre Jane? No, mi è risultata come prima e unica, quindi Ah, credo sia perfetto, proprio quindi lei. no, perché siccome secondo me Jane tu hai un nome che comunque è un po' particolare, quindi Sì, evidentemente certo. è difficile, no? Uno dice un nome e quindi secondo me questo aiuta. Sì, beh, per fortuna questo sì, da una parte aiuta. Poi non è Ecco, ma tu pensi facile che anche come in Italia dovrebbero Alexander. mettere delle regole un po' più severe? Sì. Perché comunque, sai, Carlo Manzino a un certo punto si è ritrovato che facevano dei provini a nome suo e lui non era lui, è dovuto andare dalla polizia postale a denunciare. Assolutamente sì, io credo che sia giusto denunciare queste persone e comunque farlo diventare un reato importante, perché poi alla fine è rubare l'identità di qualcuno in un certo senso. La gente, cioè, ti trovi in situazioni molto spiacevoli. Sì, infatti è come avere un passaporto falso, tra virgolette. Esatto. No, ma in un certo senso è proprio così, perché comunque poi vai a dire delle cose e le persone ti credono. Cioè, poi come il vero personaggio si trova veramente in posizioni non comode. Ecco, ma per esempio Vero. tu, quali sono i tuoi criteri per accettare le amicizie dei fans? Io accetto tutti quelli che mi scrivono un messaggio in posta privata. Ah, Ah, quindi ecco. diciamo. Io sono una persona molto così aperta, nel senso, Ecco. bene. Se mi scrivi un messaggio e tu hai l'accortezza di scrivermi un messaggio e di dirmi guarda, voglio diventare tuo amico, perché o perché no, o voglio Sì, però diventare ci tua sono amica. alcuni che mandano delle foto un po', sai, che ne so, petto Quello nudo, a me torso non è ancora nudo. successo, mi sono successe No? due o tre psicopatici, li ho avuti pure io, devo dire la Ecco. verità. Ma Però su insomma, quelli Facebook proprio. cancelli. Ah, ho Sì, capito. su A me mi Facebook. mandano delle foto tipo a torso nudo, dico, ma perché questi mettono queste foto così? E Vabbè, io stai quelli con le parlando con foto a una che torso nudo non le accetto. Vestitevi in giacca e parlando con cravatta. una che come immagine del profilo l'avrete vista. Sto in reggiseno e mutande, quindi insomma Ma non posso infatti certo bella commentare. foto, complimenti. No, però Sì, però Tiziana, sai, dipende pure se dal ti petto conosco è nudo, no? ok, però sai, la prima foto, il primo impatto, mi mandi una foto così, dico, beh, no, io preferisco accettare quelli in giacca e cravatta. Certo, no, hai ragione, tra l'altro Allora insomma io sei dico una donna cambia foto, sposata. rivestiti e allora poi ti accetto. Allora, quindi questo è il criterio di ricerca per Tiziana Rocca, se volete essere amici di Tiziana, giacca e cravatta. Te Jane, una a petto nudo che però magari ha begli addominali scolpiti e pettorali, che fai? Addominali non mi sono mai interessati più di Ecco, tanto, niente. preferisco persone che leggono libri interessanti o che mi fanno ridere, insomma sono un po' più Jessica Rabbit in questo. Vabbè, però dai, non è che una cosa deve per forza escludere l'altra. Ma sai, comunque a me No, però l'addominale capito, scolpito non mi certo piace, ma che devo fare? infatti ha ragione, io sono d'accordo con Jane, queste foto,
Poi a volte mettono delle foto, non so, che non dicono niente, che non sono loro. Allora dico, se tu hai un profilo su Facebook, o ci metti la faccia, oppure una foto che non è tua, un cartone animato. Mettono delle foto assurde. Sì, sì, no, è vero, mettono delle foto completamente assurde. Poi la sagoma, che senso ha? Quella sagoma, no, tipo che sembra il poligono. No, quello mi dà un fastidio tremendo. Infatti persone che non hanno una foto che rappresenta loro, io non li accetto, glielo dico. Cioè, o te metti una foto tua, oppure ecco, non mi parlare. Io metterei la sagoma, dico, su Facebook basta, ci metti una foto, la sagoma no. Sì, esatto, sono perfettamente d'accordo con te. Comunque lasciatemi sottolineare una cosa che farà contenti un sacco di uomini: il fatto che Jane Alexander non ami gli addominali scolpiti significa che possiamo mangiare la pasta e i carboidrati. Assolutamente sì. Questo ci rincuora molto, devo dire. Jane, ma che stai combinando in questo periodo? In questo periodo sto per iniziare il doppiaggio del Commissario Manara 2, che spero che andrà in onda molto presto, perché insomma, come il Commissario Manara 1 è stato divertente farlo e divertente quando è stato in onda, quindi spero che anche il secondo sia uguale. E su che rete? Facciamo proprio un po' un promo. È sulla Rai, se non vorrei errare dicendo Rai 1, adesso mi ha messo in una situazione difficile, ma penso che sia Rai 1. Ok, e quindi adesso state doppiando, quindi insomma fra qualche mese. Io penso proprio di sì, sì. Ecco, quindi sì. Noi l'aspettiamo con ansia, il Commissario Manara 2, perché io vedevo le puntate dell'1, era molto carino e quindi non vediamo l'ora di vederti. Assolutamente sì, e poi dovrei uscire su questa cosa, ho fatto girato un film che dovrebbe uscire su Canale 5, è una serie di film gialli e insomma il mio dovrebbe essere il primo ad andare in onda. Quando finiranno di girare gli altri, io sarò la prima ad andare in onda, quindi aspettiamo anche questo con ansia. Jane, io ti volevo fare i complimenti perché ti seguo veramente da sempre e, quindi bravo, complimenti grazie. Per tutto. E non hai gli addominali? No, c'ho la pancetta. Allora, c'è la pancetta e non per farlo stare a dieta ci vuole la mano. Ma veramente invito a cena fatto, quando andiamo, cioè non c'è problema. Scrivimi un messaggio in posto. Organizzo io, Jane. Grazie Tiziana. Ecco perché organizzo io, Claudio. Grazie Jane Alexander, abbiamo le notizie, ti dobbiamo salutare, Jane. Ci vediamo a cena, ciao. Un abbraccio. Ciao, grazie a voi, ciao.